Ragazze e ragazzi, ben ritrovate e ben ritrovati in un nuovo episodio di Elden Ring Shadow of the Erdtree. Mamma mia, avevo veramente tanta voglia di rituffarmi qui nelle terre dell'ombra e ne ho approfittato prima di iniziare il video per fare un po' di micromanagement, di gestione dell'inventario, così da riuscire a raccapezzarmi un pochettino meglio all'interno dei menu, quantomeno delle armi, degli equipaggiamenti e così via. Dovrei dare un'ordinata anche a quello degli oggetti e dei materiali da creazione, ma essendo che sono elementi che diciamo non ho ancora integrato come si deve nel mio gameplay, nonostante le tante ore passate su questo titolo, ho preferito aspettare, sia mai che ci sia qualche combinazione che mi può risultare particolarmente utile. E come potete vedere, ho cambiato anche l'outfit del nostro Domenico, grazie all'armatura che abbiamo preso dal cavaliere che abbiamo sconfitto all'inizio del precedente episodio, e adesso possiamo persino sfruttare la benedizione del Regno dell'Ombra. In particolare, abbiamo già usato, le ceneri di spirito venerate, possiamo fare questo. Consuma i frammenti di albero ombra per rafforzare la tua benedizione. Esatto, capacità offensive e difensive, ottimo. Dovremmo essere un pochettino più resistenti e allo stesso tempo più letali. Quindi bene così, livello 1 per quanto riguarda entrambe queste benedizioni. Per il resto direi che non ho molto da dirvi. Ho fatto un giretto giusto da quella parte lì e ho recuperato un oggetto. Vediamo se nell'inventario mi dice qualcosa in più. Ecco, sì, importante. Ho recuperato una cenere di guerra. Artiglio leonino selvaggio. Fornisce affinità, abilità e un armamento. Le ceneri di guerra, vi ricordo, sono delle skill specifiche che possiamo sbloccare per alcune armi. Sono letteralmente delle weapon art. Non ho assolutamente letto la descrizione, volevo aspettare di essere insieme per farlo. Cenere di guerra che fornisce un armamento, l'affinità pesantezza e la seguente abilità. Artiglio leonino selvaggio, abilità utilizzata dai più arditi tra i manto rosso. Esegue una capriola in avanti e colpisce nemici con l'armamento. Premi di nuovo per eseguire un attacco supplementare, usabile su spade, asce e martelli, tranne armamenti piccoli e spade da fondo. Ok, valuteremo se integrare questa abilità all'interno di una delle nostre armi. E a tal proposito, intanto vi faccio vedere come ho ordinato per benino l'equipaggiamento. Vedete, ho tenuto pochi guanti, poche corazze, pochi elmi e anche poche armi, appunto, semplicemente quelle che hanno il maggior attacco offensivo. Ho deciso di portare la lama rovesciata che avevamo trovato nella scorsa puntata a ben più 25. Quindi adesso come tipo di danno, come attacco offensivo a livello parametrico è superiore persino alla luna velata che avevamo prima. Però la luna velata ci dava anche un buon buff alle statistiche legate alla magia, quindi devo capire se ne sarà valsa effettivamente la pena. Ad ogni modo, vi mostro anche il moveset perché mi sono ricordato come si impugna l'arma a due mani, e cioè così. Quindi vedete, è proprio una dual weapon, esattamente come i Chakram, e al suo perché, a due mani, guardate un po' che roba. Ok, questa è la Weapon Art che consuma un po' della barra del mana e per il resto direi che non ho grandi novità da segnalarvi, per cui direi che possiamo procedere con la nostra avventura. Ora, io in realtà sono abbastanza indeciso perché questo è senz'altro l'ingresso di un Legacy Dungeon, anzi è l'ingresso al Legacy Dungeon, vedete, perché si passa di qua e si va in quest'area che secondo me è propedeutica per il proseguio della trama. Allo stesso tempo, però, vedete, qua c'è ancora tutta questa zona, qua c'è questo ponte, qua c'è un altro forse piccolo dungeon, forse opzionale, non lo so, sono veramente combattuto. Di qua si va per la via dritta, per la via principale, di qua potrebbe non essere così. E quindi, sapete cosa? Sono più propenso a chiudere questa zona. Così abbiamo fatto tutto la pianura qua dietro, non sappiamo ancora come ci arriveremo, ma io presumo passando di qua. Tra l'altro, ora che ci penso, questa zona sotterranea, vedete? È esplorabile, noi la vedevamo dai boschi.
Ero convinto che fosse solamente estetica, ma potrebbe non essere così. Altra cosa, ultimo aggiornamento, ho rivisto la registrazione del video precedente e mi sono accorto che quando abbiamo battuto il gigante braciere, effettivamente ci ha dato delle rune. Ricordate che avevo il dubbio che non ce ne avesse data nessuna. In realtà ce ne ha date 15.000 che, arrivati a questo punto del gioco e soprattutto visti gli sforzi per tirarlo giù, è veramente pochissimo. Da capire. Ok. E infine, un'altra cosa di cui non mi ero accorto è che questa croce, che in realtà non è proprio una croce, sì, vagamente, sì, è una croce, è una croce. Ok, possiamo toccarla. Parole incise si fondono. Qui abbandono il primo brandello del mio corpo. Ricordiamoci che questi due personaggi ci hanno detto di seguire le orme di Michella. Quindi, queste potrebbero essere proprio, le testimonianze di Michella. Chissà. Ad ogni modo, allora, come da programmi, non andiamo qua sopra e finiamo di esplorare questa parte dello scenario. Tanto siamo veramente sempre più vicini all'albero ombra. Io proverei ad andare prima tutto in fondo di qua. Tanto a un certo punto sicuramente ci ritroveremo dinanzi a un vicolo cieco, per così dire. Qua ci sono questi poveracci che non vale nemmeno la pena affrontare, tanto sono deboli. Se non per magari mostrarvi le abilità dell'arma, ma sicuramente troveremo nemici più ostici con cui sperimentare. Ah, effettivamente si scende? Ok. È ben più ampia di quanto credessi questa zona. Ok. Allora, di qua scendiamo, direi, senza farci neanche troppo male. Va bene. Quel ponte anche lo oltrepasseremo. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. Lo so che mi ripeto, ma davvero è una sensazione che non si prova tutti i giorni e con tutti i videogiochi. E quindi finché non sparisce, io ve ne rendo partecipi. Oh! Ah. Qua c'è la possibilità di evocare un amico, eh? Ma scusate un attimo, è un drago? È un drago? Ah sì, porca miseria. Un drago da affrontare in questa palude. Questi spiriti che vagano, quanto oltremondo, quanto al di là. E ricordiamoci che possiamo anche raggiungere la zona là in cima, eh? Dove c'era quel laghetto che mi ha incuriosito sin dall'inizio. Questo si avvicina. E allora, caro, mi dispiace. Mi dispiace. Questo sembra essere un borgo distrutto. Qua un altro drappello. Falciamolo. Domenico è cattivo, eh? È veramente infame con quest'arma. Più di quanto non lo fosse già prima. Ok. Eccoci qua. E potremmo richiamare la lacrima. Proviamo a non farlo. Però qui. Ah, qui c'è una grazia, tipo. Ok. Magari. Tocchiamola, eh? Il nostro checkpoint. Ok. Anche lì sotto il ponte sarebbe da esplorare. Vediamo, vediamo. Abbiamo anche qui diverse strade, eh? Tutte valide per prendere botte, naturalmente. Materiali che già conosciamo. Villaggio sofferente abbandonato. Ok. Possiamo aggirarlo passando da sotto? Sì. Ok, piccolo
Piro insetto nero. Ma il Piro insetto, abbiamo letto qualcosa? Vola nelle terre arse dilaniate dalla guerra. Vola nelle terre dilaniate dalla guerra e arse dalla fiamma di Mesmer. Casomai ci fossero ancora dubbi che queste fiamme così particolari fossero di Mesmer, a sto punto le abbiamo dipanati. Brucia emettendo sottili lingue di fuoco nero. Tra l'altro, dobbiamo anche testare la spirale di fuoco, i serpenti incendiari che Messner dava alle sue truppe. E se tu sei un maledetto. Sì, facciamolo. Ma veramente? Tutto qua? Ok. Ehi, 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 ehi. Porca miseria. Oh, calma, 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 calma. Non mi sembrano così efficaci quei serpenti, eh. Oddio, ho fatto una presa. Domenico, Domenico, fuggi da questa situazione. Sapete che però una mano forse conviene. Almeno mi difendo un po'. Sì. Sì, così non ha senso. Aspettate. Mi causano anche un mezzo stordimento. E basta! Ma quanto va collate? Mamma mia! Peggio delle zanzare d'estate? Muori? Oh, dimmi te. Ok, mi hanno ridato due ampolle, almeno. Va bene. Ok, e vai però, guardate cosa abbiamo trovato. L'esplorazione paga sempre. Le ceneri di spirito. Possiamo potenziare ulteriormente la nostra lacrima e il nostro torrent. Ebbene così, anche perché torrent in questa espansione si è già rivelato ancora più utile che nel gioco principale, visto lo scontro col gigante di brace. Ok. Allora. Scheggia di ossa umane. Quindi questo villaggio è stato infestato da queste creature. Però se voglio rimettermi lo scudo, così. Ok. Ci mettono un po' di più a morire, però. Ovviamente. Ok, che bello questo moveset. È veramente una danza. Ok, sì. Allora. Mettiamo questo. E questo. Ok. Certo, questa abilità però permette di colpire un solo nemico alla volta, mentre la luna velata ci dava la possibilità di dilaniarne di più insieme. Non voglio ricadere nel bias dello status quo, per cui squadra che vince non si cambia. Mai lasciare la strada vecchia per quella nuova, però di fatto la luna velata era un'ottima arma, eh? Ci sarà un motivo se me la sono portata avanti fino alla fine del gioco, praticamente. Capiamo, capiamo. Prendiamoci questa puntata per sperimentare. Qua c'è un altro di questi. Fatto fantasmini con i funghi intorno. Oh, il dolore. Dalla testa ai piedi. Ti prego, dimmi, sono ancora umano, è per questo che ancora soffro. Se ti fa stare meglio, te lo dico. Cosa vi è successo? Avete perso umanità? Ok, allora, in realtà il villaggio l'abbiamo esplorato anche abbastanza in fretta, quindi non era nei piani fare questo giro, ma ci ha voluto ben poco, quindi tutto sommato abbiamo fatto bene. A questo punto andiamo a vedere qua. Voglio capire se. No. Oddio, sì! Sì, anche lì sotto è esplorabile. Anche lì sotto è esplorabile, ragazzi. Ok.
E qua? Volto della fornace. Un altro. Un altro. Ricettario del sommo potentato, ma... Allora, è normale che ci diano tanti volti della fornace, perché, per quanto ci sia scritto, molto difficile da reperire, essendo un materiale per il crafting, ci sta che ne troviamo diversi. La descrizione è sempre la stessa. E abbiamo due ricettari, va bene. Vaso della fornace grande. Il sommo potentato è legato ai giganti bracieri. Senz'altro. Forse li hanno creati loro. Questo era un loro rifugio, un loro avamposto. È per questo che c'erano le maschere. Forse costui era proprio un fabbro. Comunque possedeva la ricetta per creare dei vasi incendiari, per cui... Credo che questa fosse zona loro. Sì, ragazzi, esplorabile. È esplorabile, non mi posso buttare da qui perché muoio sicuramente. Però... Sapete? Credo che il level design di questo DLC, essendo comunque un'area più contenuta rispetto all'interregno ora, per quanto sappiamo che è una meravigliosa e gargantuesca espansione, non può essere certo gargantuesca quanto il gioco principale, per cui penso che gli sviluppatori e i level designer si siano potuti sbizzarrire di più in verticalità, shortcut, connessioni varie, e quindi ci sta che si sviluppi su più livelli. Anche il gioco principale lo faceva naturalmente, ma qui potrebbero aver sfruttato ancora meglio la topografia della zona. Quindi, mappa come sempre. Perfetto, qua abbiamo esplorato. A sto punto, ragazzi, c'è poco da dire, perché secondo me siamo arrivati al capolinea. Anche per quanto riguarda questa zona. Ehi, qua è pieno, qua è pieno, qua è pieno. Ok, allora, via. Corri, Domenico. Potremmo usare la lacrima, ma... Se riuscissi... Ehi, sono baffati! Merda! Ah! Ok, dobbiamo usare la lacrima. What? Quel buff... È lo stesso che abbiamo visto... Nei soldati di Mesmer, eh? Ok. Allora, sapete? Senza vergogna. Ma proprio zero, ragazzi. Le nostre magie sono... Leggermente meno potenti adesso, eh? Per via del fatto che non abbiamo più la luna velata. Tant'è. Quest'arma è molto scenografica come moveset, ma al contempo. Piano, piano, Domenico 2. C'è bisogno di fare tutto questo casino. Stai tranquillo. Ora puoi farlo. Anzi, ora lo faccio anch'io. Ehi, ma quello... Ah, un necromante. Ah, è lui che le baffa. Ah, perfetto, perfetto. Era lui che le baffava. Ehi, però rimangono baffate. L'ho fatto fuori. Vai. Bam. Piano, 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 piano. Vabbè, tu probabilmente hai mana infinito. Ok. E qua? Pile di corpi. Pile di corpi ammassate, eh? Un altro villaggio piagato.
dalle truppe di Mesmer, probabilmente. Dopo il villaggio ardente, adesso abbiamo il villaggio sofferente. Talismano dell'alterazione. Ok. Fornisce resistenza all'ultima alterazione subita e raffigura un'anima malata. Se contratto da una persona debilitata, il temibile morbo della mosca ne provocava il decesso molto prima che la metamorfosi potesse prendere piede. Il morbo della mosca. Curiosamente, chi si prendeva cura degli infetti e dava loro una degna sepoltura non contraeva la malattia. Un po' come dei monatti, eh? Beh, non è male. Qualsiasi sia lo status alterato che subiamo, questo talismano ci protegge. Il fungo della mosca, quindi le mosche sono quelle che abbiamo visto prima, una specie di fungo conosciuta per il suo mieloso odore irrancidito, ottenibile cacciando le mosche umane, coltivato utilizzando la carne e il sangue delle mosche umane, può essere utilizzato come interiora di un vaso. Ok, ok. Quindi il sommo potentato creava vasi farciti di diverse zozzerie. D'accordo. Andiamo un po' di qua. No, qua, ok. Non c'è assolutamente nulla comunque. E... esatto, capolinea. Per curiosità. Quello cos'è? Una sorta di mausoleo? Là sopra con torrent si salta, eh? Qua invece, come presumevo, strada bloccata. Ragazzi, è molto più lineare di quel che si potrebbe pensare. Ma un lineare ben mascherato. Fichissimo. Fichissimo. È il giusto compromesso che a me sinceramente piace, quello che gradisco per non avvertire quel senso di dispersione per la quale poi mi ritrovo un po' smarrito. Allora. Oh! Fungo della mosca anche qui. Oh no! Saluto in un nido. Perfetto. Ricettario del sommo potentato. Ancora. Va bene. Sì. Sì, sì. Da lì si discende con torrente e si va proprio in quella zona sotto. Quindi qua c'è questo gigantesco canyon che si va a ricollegare, vedete, da qua, fino a dove lo vedevamo, eh? Fino a dove lo vedevamo dal bosco. Quindi sì, è proprio un'area sotterranea. Fico! Fico! Ok, 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 perfetto. Stiamo perimetrando bene, secondo me. Cani. Ok. Si nutrono di carcasse. Oh, 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 ma quanto fate male? Aia, aia, ma fa tutto malissimo. Oh, oh, oh. Oh, oh. Buoni, buoni. Mi manca l'altra arma, ragazzi, mi manca, perché a questo punto io avrei fatto una bella... una bella spazzata magica. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Via, 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 via. Via. Domenico! Ho detto via. Starghettati. E scappa. Oddio. Lasciatemi stare. Ok, dove sono gli altri?
Uno alla volta. Madonna, qua non si può sottovalutare nessuno, eh? Ok. Devo ricordarmi anche che ho uno scudo, questo sicuramente schifo mi farebbe. Perfetto. Vieni. Ah, tu sei proprio con un piede e una ciabatta, come me. Ok. Allora. Di cosa vi stavate cibando? Aspettavo qualcosa di meglio. Va bene. Qua si combatte il drago. Sì, sì, questa è la sua arena. Altri avvoltoi laggiù. Ma credete che sia scemo? Ok. Qua cosa c'è? Queste sono tutte rocce? No, voi non siete rocce. Col cavolo, tutte rocce. Ah! Ok. Scendi? No! Peccato. Tu non scendi? Ma piantala su, piantala! Ok. Bravo. Ok. Corazza dell'uccello becchino. Vediamo un po' di che si tratta. Allora. Corazza di pietra con sfumature verdi. Parte dell'armatura completa dell'uccello becchino. Quindi questi struzzi si chiamano uccelli becchini. E sono antichi golem. Creati col compito di custodire sepolcri spiritici dove confluiscono i defunti. Ah, ecco perché stavano in quelle zone. Vicino alle lapidi. E anche questi sono golem, esattamente come il gigante braciere. Ok, quindi sono tutti artefatti comunque, sono artificiali, sono costrutti. Va bene. Ok. Ragazzi, ci tocca il drago, eh? Forse però conviene tornare alla grazia. Sarebbe certo un'idea malvagia. Oppure posso fare un try. Così, giusto per... E poi, nel caso, dalla grazia mi ci fa tornare direttamente il drago. Potrebbe aver senso. E qua? Tutte queste gabbie? Ci tenevano dentro gli uccelli becchino, non credo... Ehi. Oddio. Oh. Che meraviglia. Che bello, che bello. Ci andiamo dopo. Ben nascosto, eh? Non si capiva dalla mappa. Diciamo che un segnalino me lo metto, che poi non vorrei dimenticarmelo. Ok, quindi lì c'è un altro dungeon, piccolino, una caverna. Qua un altro oggetto. Una runa del regno dell'ombra. Ok. Rune gratis. Rune facili. Rune belline. E così abbiamo fatto nuovamente il giro, direi. Bene. Andiamo. Devo bere. Due volte. Forse questa l'ho sprecata. Katana gigante. Non si sveglia, il drago è morto? Veramente? Katana gigante. Che questa mi piace. Causa sanguinamento. Grande katana dalla lama lunga e pesante. Arma caratteristica dei guerrieri della terra dei giunchi. Questo armamento progettato per l'aggressione richiede di accompagnare i colpi con tutto il corpo. I tagli aperti dalla sua lama favoriscono le emorragie.
abilità postura alta, abilità che inizia con la lama tenuta alta, pronta a colpire. Esegui un attacco normale da questa postura per fare un passo avanti e colpire verso il basso, o un attacco potente per sferrare una serie di fendenti verso il basso. Ragazzi, mi piace. Mi piace assai. Scusate, un attimo di defiance. Mi ricordo come si equipaggiano le armi, vi dico solo questo. No, katana gigante, ok, è questa. È bella pesante, eh? Non possiamo brandirla. Ci credo, è grossa. Questa è la Emma. Figa però. Cavolo, range. Bello. E questo? Ah, ok, è la postura. Questa sembra presa direttamente da Sekiro. C'erano quei nemici in Sekiro che facevano questo attacco. Bella però, bellissima. Allora, sentite. Facciamo così. Ho bisogno della luna velata contro il drago. Io voglio provare a capire. No, non è neanche targettabile. Ehi, il cazzo. Ok. Non gli faccio niente. Ok, via. Porca trota. Allora, fermi tutti. Ah, ma sono pesante. Ok. Cos'ho di pesante? Ah, la luna velata è più pesante dell'altra arma che avevo. In effetti ci sta. Via. Osserviamolo. Che razza di status... Molto forte. Io sono molto lento. Che miseria. Ok. Allora. Torrent, innanzitutto, ci vuole. E... poi sono pesante. Va bene, di poco, ma dobbiamo fare così. Ok. Secondo try. Subito, diretti. È già sveglio? È già triggerato? Ah, di sì. Va bene. Ok. Andiamo con la solita tecnica. Peccato che non l'abbia preso. Minimamente, via. Perché non lo sto colpendo? Ah. Vorrebbe vedere. Aia. Cazzo! Oh! Un HP! Ok. Sì, ma il danno di questi nemici, ragazzi, è fuori scala. Porca vacca. Rivoglio torre. Aia. Ok. La lacrima non sta subendo danni, vuol dire che... ok. Sto dicendo, vuol dire che non sta combattendo praticamente. Ok. Via. No. Oh, mi rimane sempre una... capito. D'accordo. Ragazzi, qua hanno bilanciato la difficoltà facendo sì che i nemici
facciano veramente molto molto male. Io sono allibito da questa cosa, vi dico la verità. Però ci sta, ci sta. Get good, no? Si dice così. Oh, d'altronde io non c'ho voglia di intraprendere il Legacy Dungeon prima di aver finito tutto. Vediamo con l'arco pesante di Loretta se riusciamo a fare qualche bella porcata. Vai! Ma non ne valsa assolutamente la pena. Ok. La cometa di Azur. Ma ancora meno. E anzi, ho sprecato il mana. Qui ci sono le mie rune. Le rivorrei, if it's possible. Però quando fanno questi attacchi qua, certo, è sempre un'ottima finestra. Peccato che veramente sia inavvicinabile qua il ragazzo. Ragazzi, quanto è forte. Ah, ma scusate, tra l'altro, io posso potenziare ulteriormente la mia lacrima. Posso potenziarla ulteriormente, eh? Quindi lo faccio. Lo faccio. Ok. Facciamo così, anche torrent. Non devo dimenticarmi questa cosa perché, ok, con una nuova meccanica, però è importante. Va bene. Let's go! Non ho preso le rune, vero? 45.000 rune buttate? No, ok, le avevo prese. Dai. Ok, qua mentre strilla è un buon momento. Ok, ottimo. Via. Mazza, che falcate. No. Non mi ricordo, i draghi cadono dopo un po', forse sì. Però forse si è colpiti in testa. Ora che... Ok, è caduto? Sì? Sì, 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 sì. Ok. Perfetto. Detto fatto. Via. Oh no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, non so come sono vivo. Sì, ma sei indeficiente. Fatelo dire. Ok, perfetto. La lacrima sta facendo il suo. Bevo. Lui si sta caricando. Cosa? Ok, ok. Devo beccarlo in testa il più possibile, ragazzi. Infatti, anche i danni sono notevoli. Lacrima! Fai qualcosa? Madonna, torrent. Non ti ho mai amato tanto come in questo DLC. Niente. Non è andata. Sentite. Mi faccio un'altra cura. Siamo a metà vita. Attento. Ok. Questo è un buon momento. Sì! Lo sapevo. Tanti colpi alla testa. Poi scappiamo. Perfetto. Vai. Vai, 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 vai. Non sta andando male, ragazzi. No. Ok,
Ok, dall'upper torrent. Ce l'ha con me. Ok. No. Ancora la testa. Ragazzi, mai scelta migliore fu quella di giocare un mago, eh. Sì. Piatto ricco. Mi ci ficco. E vai, e vai, e vai, e vai, vai, ragazzi, vedete, vedete, è sempre così. Fanno paura, ma poi vanno giù. Oddio, non parliamo troppo presto. Ecco appunto. Oddio, non ci vedo niente, la telecamera. Sono incastrato tra le sue ali. Ok, ora non lo so più. Vai. Dai, sì! E vai, nemico potente abbattuto. Oh yeah. 100.000 rune. Interessante. 100.000 rune e pietra da forgiatura funerea del drago antico. Top. Top, 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 top. Ok, cuore di drago in realtà ne abbiamo già 20 e così come le pietre che ci permettono di forgiare armi più potenti. Ottimo, ragazzi, ottimo. Allora, io direi a questo punto faccio persino lo spavaldo. No, ma che spavaldo, dai, parliamoci chiaro. Devo tornare assolutamente alla grazia. E vorrei iniziare a esplorare quella grotta. Così abbiamo fatto tutto, ragazzi. Tutto quello che c'era da fare in questa prima porzione di regione l'abbiamo fatto. E dal prossimo episodio possiamo iniziare a entrare nel Legacy Dungeon. Vedete, tra l'altro? È proprio un castello. È quello. E si passa attraverso quel sentiero a picco nel vuoto. Ok. Allora, riposo, guerriero. Bravo, Domenico, bravo comunque. Ok. Altre 50.000 rune circa. E potrò dargli un livello, solo che veramente ormai le rune serie si fanno con i boss. Per un livello poi, vi rendete conto? Veramente un punticino. No, no, sono molto più utili queste... Come si chiamano? Oddio, c'è un vuoto. Queste? Oddio. Sono qua, giusto? Benedizioni, benedizioni, grazie. Quindi capisco perfettamente perché abbiano implementato questa nuova meccanica, perché effettivamente è un DLC che va affrontato a livelli belli alti, e quindi talmente alti che non ha neanche più senso parlare di livelli, per cui ha più senso questi buff. E qui? Qui dove si va, ragazzi? Oddio, che ansia. Si scende parecchio. Cambiata anche la musica. Prigione di Belurat. Ah, 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 ah. Questa è una super area, in verità. Oh, 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 oh. Sento dei lamenti. Prigione di Belurat. Qualcosa mi dice che allora il castello che abbiamo visto poc'anzi è proprio Belurat. Oh, 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 calmo. Volete darmi un agguato, eh? Che possono. Ma sentite? Meditazione di grazia. Sei tu? Che soffri così? Verme congelato. Poverino, ti lascerò vivere. E qua i vasi. Allora. Vermi che continuano a contorcersi anche se congelati. Reperibili soprattutto nelle prigioni. I vermi
proliferano all'interno di grandi vasi e rappresentano una preziosa fonte di sostentamento per i prigionieri. Bleh. Poverini. Ah, feticcio che simula la guida della grazia. Indica la via con raggi di luce, ma in maniera assai confusa. Utile come ultima spiaggia per chi ha perso la via o per chi crede che una guida incerta possa condurre a scoperte più sincere. Lo voglio usare? Non mi ricordo. Ah, ok, ok. Ci dice la strada per andare avanti. È vero. Ci mostravano la via principale. Ovviamente ci porta ad andare fuori dal dungeon. Vedete che adesso, tra l'altro, non possiamo più teletrasportarci da nessuna parte? Quindi sì, assolutamente la via canonica era questa. Chissà però se passando da sotto, da queste prigioni, non riusciremo comunque ad accedere al castello in maniera più stealth, se così si può dire, e se ha senso dirlo, soprattutto in un gioco di questo tipo. Però avete capito, no? Passiamo da sotto. Oh, figo, non mi distrugge. Cristo! Ok, non si torna indietro. Cazzo! Mi piace troppo la luna velata, ragazzi, c'è poco da fare. Altri vermi. Mi piace troppo, mi piace troppo. Mi disco. Oh! Guardate che roba, cioè. Corno tenero argentato? Show, eh? Vecchia valuta usata dagli araldi del corno stratificando corna ritorte in argento. Mamma mia, questi hanno proprio il culto delle querne, eh? Addirittura le utilizzavano come moneta di scambio. Incrementa brevemente la scoperta di oggetti e può essere venduta ad alto prezzo. Questi cimeli erano una volta simbolici delle classi sociali più distinte. Ok, ok. Di questi araldi del corno. Che tipi. Ok, piano. Questo è ghiaccio, eh? Siamo così in profondità. Vieni. Attacca. Bravo. Chiuso. Vermi. E qua guardate quanto si sviluppano in profondità, ragazzi. Wow. Che bello. Tantissimi vasi. Aspettate. Se scendo di qua poi non posso più tornare indietro. È uno shortcut. Ah, ok, devo per forza. Forse sarebbe quasi... Oh! Come ti permetti? Ma... Maledetto. Forse sarebbe quasi un atto di misericordia ucciderli. Effettivamente. Ok. Vorrei però ammazzarne uno che magari ha delle linee di dialogo, quindi facciamo attenzione. Ok. Che bustazzo. State bene pure lì. Runa spezzata. Domenico ne ha viste, eh? Però essendo pavido si caga di tutto. Bolis congelanti. Quindi adesso abbiamo le cronache del ghiaccio e del fuoco. I bolis congelanti riducono l'accumulo di assideramento. Ma forse anche il drago che abbiamo affrontato prima faceva quel getto bianco, che forse era proprio assideramento come status.
Per fortuna siamo riusciti a non incontrarlo. Vabbè, in compenso siamo morti due o tre volte, però possibile. Riducono l'accumulo di assideramento e curano l'assideramento. Si accumula lentemente causando danni quando raggiunge una determinata soglia. Perché è chiaro. Se ci danno questi boli è perché naturalmente ci saranno nemici in grado di congelarci. Ehi, ehi, ehi! Madre di Dio, ditemi se quello non è il vaso di tutti i vasi. Com'è che si chiamava quel vaso nostro amico in Elden Ring? Alexander? Pare di sì. C'ha pure la sua quest. Oh, dimmi qualcosa. Oh, ti prego. Il vaso no, tutto ma non quello, lo prometto. Non lo farò mai più. Lo giuro. Vivrò all'insegna della santità. Ti prego, devi perdonarmi. Perdonami, per favore. Ragazzi, ma quindi? Ma quindi il sommo potentato, traumatizzato dalle grottesche pratiche del suo villaggio natio, riempiva grossi vasi con oggetti di ogni tipo. Sembra un castigo, questo del vaso. Il vaso no, tutto ma non quello. Oddio, cos'è? Uno strumento di tortura? Oh, guardate che roba! No, vabbè. Ragazzi, ho i brividi, genuinamente. Ma che spettacolo è? Dopo che ce li hanno presentati così. Cioè, aver paura di dei vasi, di delle giare. Sulle quali, tra l'altro, secondo me, sarebbe possibile persino fare platforming. Vedete che si può scendere? Oh sì, e come? E come? Ah, sì. Qua si salta, eh? Qua si salta di vaso in vaso e si va giù verso chissà quale orrore. Molto Bloodborne, eh? Qualche reminiscenza di Old Yharnam. Vola giù. Allora, qua ci si va, però prima fatemi capire. Ah, ok, percorso obbligato. Oddio. Oh Cristo! Ma Dio? Ma Dio? È diventato Silent Hill? O Bloodborne, giusto appunto? Ehi, ehi, ehi! Che razza di schifo sei? No, non ti dissolvere, volevo osservarti meglio, eri bellissimo! Runa del Regno dell'Ombra. Ed è uscito da. Dal vaso. Un'amalgama di corpi macilenti, turpi, raccapriccianti. Ok, Domenico, stringi le chiappe e buttati di sotto. C'erano due strade. Direi che entrambe portano a Roma. Vai. Tutto un equilibrio sopra la follia. Madonna, ragazzi, il rischio. Scheggia di vetro. Ok. Però io voglio andare lì. Ok, quindi per andare lì, in realtà, devo buttarmi qua. No! No, no, Domenico! Cacchio! Il salto era anche calibrato bene, ma purtroppo sono atterrato nella parte sbagliata. Scusate, piccoletti. Ma quindi qui abbiamo la lore dei vasi, mi sembra di capire. Allora. Me li ricordo, me li ricordo, me li ricordo. Take this! Minchia. Ok.
No, ma ragazzi, ma quest'arma, ma cosa non è? Scheggia di vaso vivente. È il raviolo di carne cruda. Perché non mi fai leggere il raviolo? Forse perché l'ho preso ora. No. Ok. Altro schifo. Doppio schifo. Aia, aia. Oh no! Una presa! Ok. Ok. Aiuto. Interiora, novità. Bella novità. Ok, possono backstabbare sti affari. Sì! Sì, però. È già la seconda volta che mi fanno questa gag. Poco gradita. Ok. Dio santo. Che ansia. Oddio. Un labirinto tipo. Ah, ok. Pietra da forgiatura. Aspettate. Infatti. Oddio. Oddio, qui è pieno di roba. Allora ragazzi, un attimo. Io sento che potrebbe esserci una grazia qui vicino. Ma manco per il catch. Oddio. Ok. Vola di sotto, caro. Ho bisogno di uno shortcut o qualcosa del genere. Nada. Pare fin strano. Ok. Merda. Fame. Vai di sotto e... Come posso... Aia! 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 Oh, Gesù Cristo! Sì, sì. Questo mi riporta su. O mi fa scendere. O è semplicemente... fermo. Ah, lì. Lì c'è una boss fight. Ok. Chiaro il messaggio. Va bene, ragazzi. Direi che questo è un ottimo punto per interromperci. Tra l'altro pare che si possa scendere anche di qua. Nella prossima puntata affrontiamo quale che sia l'orrore che si trova al di là di quella foschia dorata.
A sto punto mi aspetto un vaso iper cattivo. E poi cerchiamo di capire cos'altro ci siamo persi all'interno di questa mappa. Ragazzi, ragazze, statemi bene. Alla prossima. Ciao ciao.